Salve ragazzi e bentornati a Video Game News, la rubrica di EveryEye.it che di settimana in settimana vi tiene aggiornati sulle notizie più importanti del mondo videoludico. Iniziamo l'edizione di oggi parlandovi di Destiny. Secondo il parere di un analista della Cowen & Company, il promettente MMO sviluppato da Bungie venderà circa 10-15 milioni di copie, generando incassi compresi fra i 600 e i 900 milioni di dollari. Si tratta di una previsione ovviamente basata sui dati dei pre-order e su altri fattori di mercato, ed in base a queste informazioni è stata stilata anche una classifica dei giochi destinati a diventare i più venduti dell'anno, che vede salire sul podio poco prevedibilmente sia Halo The Master Chief Collection e che Assassin's Creed Unity. Il direttore creativo di Dreamfall Chapters The Longest Journey ha confermato ufficialmente che Red Thread Games è stato costretto a rivedere i piani iniziali per il gioco, principalmente a causa del budget e del tempo necessario per portare a termine lo sviluppo. Veniamo a sapere che il titolo è stato ad oggi suddiviso in 5 episodi ed il primo sarà disponibile in autunno su PC, con tutti gli altri in arrivo nel corso dell'anno prossimo. Noi speriamo di potervi comunicare più presto le tempistiche per quanto riguarda la pubblicazione. Deep Down, fin dal momento del suo annuncio, è stato indubbiamente uno dei titoli più interessanti previsti in esclusiva su PlayStation 4. Tuttavia è da qualche mese che non abbiamo più notizie in merito alla produzione e tantissimi fan stavano nutrendo serie preoccupazioni riguardo alla salute del progetto. Il producer del gioco tuttavia è intervenuto a tranquillizzare gli animi, scusandosi per la mancanza di novità ed affermando che il team di sviluppo sta lavorando duramente sul titolo. Salvo ritardi improvvisi, inoltre, Capcom svelerà proprio nel mese di luglio ulteriori dettagli in merito alla beta di questo interessante action RPG. Ricordiamo tuttavia che il titolo è attualmente previsto soltanto per il Giappone. Sia Nid ha annunciato lo sviluppo di Styx Master of Shadows, un nuovo stealth game che uscirà su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il giocatore sarà chiamato a vestire i panni di Styx, ossia un goblin vecchio di 200 anni, che rappresenta il primo esemplare della sua specie. Il nostro personaggio è anche un abile maestro nell'arte della furtività, ed il suo obiettivo sarà quello di raggiungere le profondità della torre di Akenash, dove elfi e umani nascondono una preziosa reliquia chiamata l'albero. Non sappiamo ancora quando gli sviluppatori hanno previsto di pubblicare il gioco, anche se molto probabilmente arriverà nel corso del prossimo anno. Il producer di Devil's Third ha svelato alcune interessantissime informazioni in merito all'action game in uscita esclusiva su Wii U. Il gioco utilizzerà il gamepad principalmente all'interno del comparto multiplayer, in quanto fungerà da strumento di comunicazione per condividere le informazioni con i nostri compagni, o sarà utile per chiedere supporto alleato nella forma ad esempio di un attacco aereo. Per quanto riguarda invece l'esclusività sulla console della casa di Kyoto, lo sviluppatore ha riferito che dopo il fallimento di THQ, Valhalla Game Studio aveva bisogno di un partner per la pubblicazione, e Nintendo è stata la compagnia che più di tutte ha compreso ciò che il team aveva in mente di realizzare ed ha supportato in pieno la visione creativa della software house. 343 Industries è alla ricerca di un senior producer per un nuovo progetto ambientato nell'universo di Halo, a giudicare da un annuncio di lavoro pubblicato sul sito ufficiale di Microsoft. Attualmente la compagnia sta lavorando ad Halo The Master Chief Collection, oltre che ovviamente ad Halo 5 Guardians, e non abbiamo idea di quale sia questo progetto misterioso a cui il team si riferisce. Potrebbe trattarsi di un titolo in sviluppo presso una compagnia esterna con 343 nelle vesti di supervisore, ma non sarebbe da escludere un sequel di Halo Spartan Assault o dello strategico Halo Wars. Cliff Bleszinski, il game designer noto per aver creato Gears of War, ha annunciato ufficialmente su Twitter che comunicherà finalmente le prime informazioni sul suo nuovo progetto nel corso della prossima settimana. Lo sviluppatore era infatti rimasto assente dalla scena videoludica dopo aver abbandonato Epic Games, ma sembra che sia finalmente arrivato il momento per lui di dedicarsi nuovamente allo sviluppo di videogame. Noi ovviamente vi terremo informati in merito a qualsiasi novità, quindi occhi puntati su EveryEye.it. CD Projekt Red annuncia ufficialmente lo sviluppo di The Witcher Battle Arena, un MOBA destinato ad Android, Windows Phone e iOS, ambientato nell'universo del carismatico Geralt di Rivia, previsto per l'ultimo quarto del 2014. Dovendo concentrarsi principalmente sullo sviluppo di The Witcher 3, la software house ha chiesto l'aiuto di Fuero Games per la realizzazione di questo titolo. La produzione sarà free to play, ma la compagnia polacca ha tenuto a precisare che l'esperienza non sarà in alcun modo pay to win.
Il gioco ci consentirà di scegliere fra 8 personaggi nell'universo di The Witcher che potranno darsela di santa ragione all'interno di una struttura orientata al multiplayer competitivo. E chiudiamo l'edizione di oggi con le nostre consuete top e flop news. La top di questa settimana non possiamo che assegnarla a Electronic Arts. La compagnia ha infatti pubblicato il suo Plants vs. Zombie Garden Warfare anche su PC, realizzando una conversione decisamente convincente. L'edizione computer infatti gode di tutte le espansioni già disponibili per la versione console ed è apprezzabile il buon lavoro fatto sui controlli, che appaiono perfettamente fruibili anche con mouse e tastiera. Resta infine inalterata anche l'estrema vivacità che caratterizza l'esperienza di gioco. Il flop di questa settimana non possiamo invece che assegnarlo a Hironobu Sakaguchi, il prossimo titolo del celebre e talentuoso creatore di Final Fantasy. Il gioco è stato svelato ieri ed è destinato ai dispositivi mobile, con grande dispiacere di tutti gli utenti che avrebbero preferito un JRPG dagli altissimi valori produttivi come Lost Odyssey o Blue Dragon. Il gioco si chiamerà Terra Battle e sarà distribuito tramite la formula del free-to-play nel mese di settembre. Si potrà giocare comunque senza costi aggiuntivi fino alla fine della storia. Noi un po' di sospetti ce li abbiamo visti la qualità non proprio eccezionale dei precedenti progetti mobile del game designer. Con questo è tutto, qui finisce l'edizione odierna di Video Game News, noi ci vediamo come sempre venerdì. Restate sempre su everyeye.it. Ciao!